Bene, oggi andiamo a fare un brasato con della selvaggina e più specificatamente con dei colombacci. E faremo la cottura uguale a quella del brasato di manzo, cioè abbiamo in pratica dei colombacci, questi sono colombacci che mi ha portato un mio amico cacciatore, me ne ha portati un bel po'. E quindi andremo, li ho tagliati a metà, naturalmente sono stati puliti, eccetera, eccetera. E quindi questi sono i colombacci tagliati a metà. Poi abbiamo del lardo, questo è il lardo alle erbe che ho preparato io e che deve essere buonissimo perché so da che maiale viene fatto, è stato fatto, eccetera, eccetera. Poi abbiamo degli odori, abbiamo della carota, del sedano, della cipolla, dell'aglio. Abbiamo degli odori, abbiamo del rosmarino e della salvia, quindi abbiamo del brodo di carne, abbiamo un bel bicchiere grande di vino rosso buono, poi abbiamo del pepe, del sale e dell'olio. Quindi in questa fase, in questo tipo di cottura, non andremo ad usare del pomodoro. Adesso andiamo a cominciare la cottura. Bene, allora ho già messo a soffriggere gli odori e anche le listerelle, ho tagliato listerelle il lardo, il mio lardo che ho fatto io. E ne ho messo un po' perché? Perché oltre all'olio la carne di piccione, essendo molto magra, ha bisogno di un po' di grasso e quindi ho messo dentro un po' di lardo, il quale rilascerà il proprio unto e quindi non ho messo il burro perché o ci metti l'aglio, scusate, l'olio e un po' di burro o ci metti qualcos'altro, in questo caso abbiamo messo il lardo. Fra qualche minuto andrò a inserire i colombacci. Questi sono 10 mezzi colombacci. Sono già 20 minuti che vanno, prima ho fatto rosolare gli odori e poi ho messo dentro i colombacci. Adesso andiamo a irrorarli con del vino nero, del vino rosso di buona qualità. Bene, adesso lasciamo che vadano per un po', per una mezz'oretta, dopodiché andrò a mettere dentro il brodo di carne e quindi dovranno andare per altre 2 ore o 2 ore e mezza, adesso vediamo. Bene, sono già 10 minuti che ho messo il vino e adesso ho salato. Ho pepato, ho messo dentro qualche chiodo di garofano perché con la selvaggina ci sta abbastanza bene, sta bene. E quindi adesso andiamo a inserire il brodo. Poi faremo sobbollire piano piano per circa 2 ore. Bene, questo è il risultato finale dei piccioni selvatici brasati. Devo dire che il risultato è buonissimo, eccezionale, veramente un profumo
veramente, veramente ottimo. Bene, detto questo, non mi rimane altro che augurarvi buon appetito. Vi chiedo ancora se potete iscrivervi al mio canale YouTube, vi ringrazio anticipatamente e anche vi auguro buone feste. Tanti auguri.